Io sono Filippo Cavallarin e oggi vi parlo di parliamo di MacOS X e parliamo di alcune tecniche per eseguire codice avendo solo la possibilità di scrivere dei file all'interno della home dell'utente. E quindi stiamo parlando di un ipotetico attacco ad un client MacOS X di una vittima. Alcune premesse. Siamo chiaramente in fase di post-exploitation, quindi abbiamo già trovato il modo di appunto scrivere i file sulla home dell'utente, magari ipoteticamente tramite un bug di un'applicazione. Insomma, immaginiamo uno Skype che gli inviamo un file e possiamo far scrivere allo Skype della nostra vittima i nostri file in una locazione arbitraria. Ultima premessa, siamo chiaramente in remoto, quindi tutti i file che andremo a caricare dovranno passare per la rete, per internet. Allora, il primo pensiero che ci viene avendo questa possibilità è semplicemente, in maniera molto molto basilare, quello di caricare un programma sulla home sul desktop, per esempio, dell'utente e aspettare che questo qua ci clicchi. Abbastanza idea proprio basilare. Oppure, idea numero due è quella di sovrascrivere i loginitems.plist, che è un file che sta all'interno sempre della home dell'utente, dove sono elencati tutti i programmi che partiranno all'avvio della macchina, al login in realtà. Che problemi abbiamo qua? I file che dovremmo caricare per essere eseguiti devono avere l'attributo di esecuzione, chiaramente. Una cosa che se stiamo sfruttando un ipotetico bug in un'applicazione che ci permette di caricare dei file, è molto probabile che questi verranno caricati senza questo attributo di esecuzione. Il secondo problema è il sistema di quarantena di Apple, in cui i file caricati da internet vengono marchiati con questo attributo che gli dice questo file è in quarantena. Allora, due parole sulla quarantena di Apple. Allora, abbiamo detto che appunto tutti i file che vengono scaricati da internet vengono marchiati con un extended attribute che dice questo file è in quarantena, è stato scaricato a quest'ora da questo programma. E di default tutti i programmi in quarantena non possono essere teoricamente eseguiti. Allora, supponiamo, nell'ipotesi del primo cerchio, di riuscire a caricare un file eseguibile e supponiamo anche che il nostro utente ci faccia un bel doppio clic e provi ad eseguirlo. Questo è il messaggio che gli verrà fuori. Gli dice il programma è da una sorgente non identificata, non trusted e quindi non può essere eseguito. La soluzione è molto semplice, perché tutti i programmi che vengono lanciati dal login items bypassano il sistema di quarantena. Allora, appunto, la seconda nostra ipotesi era quella di modificare il file che esegue i programmi all'avvio e attendere il riavvio. In questo caso è possibile bypassare il sistema di quarantena. Allora, aggiungo una piccola nota su questa cosa. Questa cosa è vera in parte, nel senso che allora Mac chiaramente può eseguire i suoi eseguibili nativi ed ha anche le sue quelle chiamate app, che sono null'altro che delle directory contenente degli eseguibili Unix. Allora, la cosa curiosa è che se noi andiamo a mettere all'interno dei login items il punto app, quindi l'applicazione nativa di Mac, e riavviamo la macchina, questa verrà bloccata con lo stesso messaggio di prima. Se invece mettiamo il path completo dell'eseguibile all'interno dell'app, il messaggio non compare e il codice si esegue, quindi si bypassa completamente il sistema di quarantena. È una cosa abbastanza curiosa. Cosa succede? Abbiamo supposto che semplicemente siamo riusciti a caricare un file eseguibile, ma questa cosa potrebbe non essere assolutamente vera. Quindi torniamo alla fase in cui abbiamo il problema che il file caricato non è eseguibile, non ha il permesso di esecuzione. Quindi anche mettendolo chiaramente in login items, verrebbe aperto come un file di testo da un editor all'avvio. Come si può fare per cercare di risolvere questo problema? Bisogna far sì che il codice che noi andiamo a caricare venga eseguito da un altro programma. Primo pensiero, nuovamente, usare bash profile e bash. Quindi bash all'avvio legge il contenuto di bash profile, che come vediamo è sempre nella home dell'utente, ed esegue il suo contenuto. Quindi posso scrivere il mio bash profile, che può essere non eseguibile, e poi trovare il modo di lanciare bin bash. Quindi, appunto, sovrascrivo tramite il mio attacco il bash profile della mia vittima. Lì sovrascrivo anche il login items in modo che vada a eseguire bin bash all'avvio e aspetto finché il sistema non viene riavviato. E all'avvio il nostro codice viene eseguito anche se abbiamo caricato un file non eseguibile. Carino, ma bello, ma è scomodo aspettare il riavvio. Stiamo facendo un attacco, potremmo aspettare anche, nel mio caso dovreste aspettare circa un mese perché io riavvio circa una volta al mese il computer. Sovrascrivendo brutalmente i login items bisogna riavviare due volte, perché diciamo che i login items il contenuto viene cacheato,
Per cui se non si passa per la GUI di Mac, questa cache viene refreshata solo dopo due riavvii. Quindi io vado a scriverlo, aspetto il primo riavvio, non succede niente, aspetto il secondo riavvio e finalmente il mio codice viene eseguito. In tutto questo tempo cosa può succedere? Che l'utente, per esempio, si accorge che c'è un'anomalia all'interno dell'elenco dei file che si seguono all'avvio, la cancella e siamo fregati. Quindi, cosa bisogna fare? Trovare il modo di non dipendere dai login ITES, non dipendere dal riavvio perché è scomodo e quindi bisogna trovare un'altra strada per fare la stessa cosa. Un paio di cose. Allora, Mac supporta, come tutti i sistemi operativi, degli URI handlers. Ad esempio, i link che cominciano con HTTP avvieranno il browser, i link che cominciano con FTP avvieranno il client FTP e così via. Tra tutti quanti gli URI handlers registrati su Mac esiste anche SSH, ovvero se io scrivo SSH, per esempio su Safari, ssh:// test.com, Mac cercherà di aprire una connessione SSH verso test.com. E questa è la prima cosa da notare. Seconda cosa, sappiamo che SSH supporta i file di config, che sono il file di config, che è fondamentalmente una serie di bookmarks, diciamo, degli host a cui noi ci colleghiamo. Per esempio, questo potrebbe essere un ipotetico contenuto del nostro file di config. Lì diciamo che il host P, che è un nome mnemonico, potremmo chiamarlo Pippo, corrisponde all'hostname test.com e il login, l'utente con cui bisogna collegarsi, è test users. Quindi, se io avvierò dalla mia shell sshp, in realtà starò eseguendo ssh testuser@test.com. Il file di config si trova nella home dell'utente all'interno di .ssh, quindi possiamo sempre sovrascrivere, abbiamo la possibilità di sovrascrivere anche questo. Quindi, diciamo, cosa succede se io creo questo config nella home dell'utente, gli chiedo gentilmente di avviare quell'URL, cosa succederà? Verrà fuori un altro messaggio di errore. Cosa ci dice questo messaggio di errore? Ci dice che se Safari prova ad aprire una connessione SSH usando il terminale, può essere che noi stiamo mandando in giro delle informazioni riservate. Pensate, per esempio, se stiamo navigando via Tor, uno apre una connessione SSH verso un server in chiaro e il server in chiaro vedrà il nostro vero IP. Quindi loro giustamente ci bloccano e dicono attento perché rischi di avere una fuga di informazioni. Però se si legge bene, cosa ci dice? Puoi evitare questa cosa perché ti basta aggiungere questo host P, in questo caso, alla lista di tutti quanti i known host, che fortunatamente sappiamo essere anche questo all'interno della home. Quindi, sovrascrivendo anche questo, mettendogli il mio nome dell'host, il tipo di chiave e una chiave valida a caso, il messaggio verrà bypassato. Per cui, quando l'utente gli chiederemo gentilmente, puoi cortesemente eseguire questo URL, partirà il nostro terminale che cerca, non so se si legge, che no connect to test.com porta 22. Quindi lui ha provato a fare una connessione test.com alla porta 22 filtrata e quindi questo qua è andato in timeout. Ultimo step, proxy command, che è un'opzione del client SSH. A cosa serve il nostro proxy command? Praticamente SSH gli si può dire per collegarti al server test.com crea un tunnel e fai passare le tue connessioni attraverso questo tunnel. Per fare questo, gli si passa questo proxy command. In questo caso, per esempio, stiamo usando Netcat per creare un tunnel per far passare attraverso le connessioni SSH. Chiaramente il proxy command viene eseguito prima del tentativo di connessione, appunto perché è un proxy e serve per connettersi. Questa opzione, ovviamente, può essere aggiunta al nostro config. Quindi, se noi come proxy command mettiamo un touch TMP PC test, quando l'utente andrà ad eseguire SSH /P, si avvierà il terminale, questa volta con un messaggio di errore diverso perché dice che ha fallito l'exchange delle chiavi SSH, perché ha provato a collegarsi tramite il proxy in realtà non esisteva perché era un comando non proxante, diciamo, e quindi dà questo messaggio di errore. Apriamo un altro tab sulla nostra shell, cerchiamo di vedere se è stato creato TMP PC test e come vedete è stato creato il file, quindi questo a riprova del fatto che il nostro proxy command è stato eseguito lanciando quell'URL che vedevamo prima. Quindi, riassumendo velocemente, se dopo aver modificato il config, il known host, il nostro utente va ad eseguire ssh:// p, il nostro codice verrà eseguito. Quindi a questo punto cosa si può fare? Si può dire invio il link all'utente tramite mail, tramite un messaggio, aspetto e spero che ci clicchi, però è sempre una cosa scomoda. Quello che vogliamo arrivare è quello di caricare questi file sulla macchina della nostra vittima e arrivare in breve tempo all'esecuzione di codice con meno interazioni dell'utente possibile. Quindi cosa si può fare?
possono fare due cose. Per esempio, la prima idea è quella di poisonare la cache di Safari dell'utente. Allora, supponiamo che all'interno della cache ci siano dei JavaScript. Se noi modifichiamo la cache dell'utente inserendoli dei JavaScript, abbiamo buona possibilità di lanciare il nostro comando. Due parole sulla cache di Safari. Allora, la cache viene salvata nella home dell'utente, quindi noi, avendo la possibilità di scrivere nella home, siamo a posto, possiamo farlo, possiamo solo scriverla. Seconda cosa, fortunatamente è in una locazione prevedibile, non ci sono token, non ci sono UID, è sempre in quel posto, per ogni sito la sua cache sarà sempre là, i file si chiameranno sempre allo stesso modo. Quindi, proviamo a ragionare sul come poisonare la cache di Safari. Il nostro scopo è aggiungerci questo payload. Open SSH aprirà una nuova finestra e la nuova finestra caricherà il nostro URL malevolo che andrà a eseguire il proxy command di SSH. Allora, il metodo più pratico, siccome la cache di Safari sono dei file binari che hanno dei checksum, hanno dei vari controlli, la cosa più comoda è quella di usare un proxy tipo ZAP, BURP per poisonare la nostra cache locale, prenderci i file della nostra cache poisonati e caricarli sulla home dell'utente, tanto come vedevamo prima. La locazione della cache è prevedibile e i file si chiamano sempre allo stesso modo. Quindi, supponiamo appunto di voler fare il poisoning della cache di Bing.com, perché il nostro utente sappiamo che cerca le cose su Bing. Step 1, intercetto il traffico con ZAP. Modifico il contenuto aggiungendo il mio JavaScript, in questo modo qua. Ci aggiungo il mio OpenSSH all'inizio. Cerco con grep all'interno della mia cache qual è il mio file che è stato creato. Chiaramente farò un grep ssh due punti barra barra perché sarà l'unico che conterrà quel payload. Me lo copio nella mia home da qualche parte per poi uploadarlo sulla mia vittima. Allora, questo è appunto come trovare il file. Entro nella mia home, nella mia cache di Bing. So se si legge l'ultima che è bing.com. Faccio un grep di sshp. Lui mi dice questo file binario contiene quello che hai cercato, per cui me lo copio nella mia home per un utilizzo futuro, tipo caricarlo sul computer della mia vittima. Esempio pratico, allora il nostro utente con la cache poisonata va su Bing e questo sarà il risultato. Si aprirà una nuova finestra, in questo caso un tab, che prima ho fatto open, che è window.open, e abbiamo eseguito il nostro codice. Allora, questo è vero se siamo nell'ipotesi che il nostro attacco viene condotto mentre l'utente ha Safari aperto, perché nel remoto caso che il nostro utente navighi sempre in incognito e che in questo caso Safari non sia in esecuzione, quando riaprirà Safari la nostra cache verrà cancellata e il nostro payload andrà perso. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna cercare di poisonare qualcosa che venga caricato all'avvio di Safari. In questo caso ci viene in aiuto macOS X che supporta l'application save state. Cos'è l'application save state? È una feature di Mac che ci permette alle applicazioni di, a runtime, mentre stanno girando, salvare il loro stato in una sorta di database. Quindi le finestre aperte, il contenuto delle finestre, eccetera. Questo perché le applicazioni di Mac hanno la possibilità di fare il restore del loro stato precedente alla chiusura. Quindi, un'applicazione, se trova il suo database con uno stato precedente, al suo avvio lo caricherà. Questi database che sono per applicazione sono fortunatamente sempre all'interno della home dell'utente, dentro Library Application Save State. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far sì che il nostro Safari all'avvio vada a caricare il nostro OpenSSH due punti barra barra P, per cui l'approccio è molto simile a quello dell'aver poisonato la cache prima, cioè facciamo creare a Safari i nostri file poisonati e poi carichiamoli sulla macchina dell'utente. Per cui la tecnica è carico questo URL che non farà altro che aprirmi il mio JavaScript e il mio OpenSSH sul mio Safari. Mi copio questi due file che sono i database contenente lo stato attuale di Safari, quindi la mia finestra aperta, me li salvo come prima e me li carico sul mio target. Risultato sarà che appena Safari viene avviato, si apre il mio URL che apre la mia finestra che apre il mio terminale con la mia shell, con la mia connessione SSH. Ora abbiamo caricato un touch di un file in TMP, vediamo di caricare qualcosa di un po' più utile di un touch. Una cosa comoda, interessante da lanciare è una reverse shell, quindi attacchiamo il client, carichiamo i file e aspettiamo che lui ci dia la sua shell.
L'unico problema che c'è in questo caso, noi stiamo mettendo chiaramente i comandi all'interno di proxy command, che è il file di configurazione di SSH. I programmi, no, che il proxy command per esempio non è un comando nato per rimanere in memoria, per cui appena SSH termina gli manda un segnale e lo killa. Stessa cosa farebbe il terminale se l'utente chiudesse la finestra, per cui bisogna far sì che la nostra reverse shell semplicemente ignori tutti quanti i segnali che gli provengono dal terminale. Semplice script che usa trap. Da 1 a 31 sono tutti i segnali registrati su macOS X ha questo parco di segnali, glieli trappiamo tutti, per cui qualunque segnale arriva verrà semplicemente ignorato, e lanciamo la nostra reverse shell verso attacker.com sulla porta 1234. Qua il NoAP probabilmente è ridondato perché verrà già trappato dal primo ciclo for. Quindi, ricapitolando tutto quanto assieme, come avverrebbe l'attacco? Creo la mia reverse shell in un file a parte, perché chiaramente deve contenere tutto quanto questo payload qua. Quindi lo creo sempre nella home dell'utente, della mia vittima, lo chiamo command SSH, gli sovrascrivo il config in modo tale che il proxy command vada a puntare a quel command.sh, sovrascrivo il no host di modo tale che quando l'utente caricherà la pagina non verrà fuori quel messaggio di alert, poison la cache di più siti possibili, più ne conosco meglio è, poison l'application save state in modo tale che se Safari non è aperto al momento dell'attacco, alla prima apertura verrà comunque caricato il payload, e attendo la mia reverse shell. In finale, cosa avremo? Questo. Da una parte il nostro utente che naviga su Bing, che apre la connessione SSH che triggera il nostro proxy command, e noi dall'altra parte avremo la nostra fantastica reverse shell. E con questo ho concluso. Grazie. Domande? Lui. Ah, lui. Durante tutta la presentazione hai sempre detto è scomodo aspettare che sia l'utente a fare qualcosa. Sì, ok. Arriviamo alla fine in cui l'utente... Sì, no, dico, è scomodo aspettare che l'utente riavvii. L'interazione che deve fare l'utente in realtà non è che deve fare qualcosa di particolare, deve continuare, diciamo, a fare la sua vita. Se sta navigando, se Safari non ce l'ha aperto, lo aprirà. Se ce l'ha già aperto, probabilmente andrà a navigare su un sito. Per cui l'interazione, in questo caso, l'interazione dell'utente è veramente minima, non è un riavvio o ti mando un link. Le cose che io trovo scomode era aspettare il riavvio oppure mandare il link via mail all'utente. Cioè mandare un link all'utente si creano dei layer di complessità che sono ben superiori a quello di dire aspetto che navighi su Bing o che apra Safari. Ho una curiosità. Vai. Tu parlavi della cache dell'ultimo stato dell'applicazione. Sì. Siccome tu puoi accedere alla library, sì, in application support c'è la home di Safari o di qualsiasi. Ok. Cosa. Perché non è possibile sovrascrivere quella? Ah, sicuramente si può sovrascrivere quello. Sicuramente io tecniche evito per farlo. Di caricare, di dampare i miei dati sopra. Ok. Forgiati, e vado solo a modificare un campo. È quello home page di Safari. Allora, hai ragione. Quello che ho notato io è che modificando i plist all'interno della library, almeno nell'ultima versione di Mac, non sempre le modifiche vengono caricate subito, perché lui crea una sorta di cache, cioè preference D, che si prende in pancia questi plist e crea una sua cache. Per cui non è detto che... Per quello ti dicevo che devi riavviare due volte sovrascrivendo il login item.plist. Che è vero dalle ultime due versioni di Mac. Se io lo sovrascrivo, devo riavviare due volte perché si crea una sorta di cache. Se io, per esempio, se io sovrascrivo un'altra ipotesi, apro le mie preferenze di sistema, apro dove vedo i login items, ok, chiudo la finestra delle preferenze e dopo sovrascrivo il mio login items, Mac capisce che è stato modificato e al riavvio refresh la sua cache, ok, la cache del plist. Se non faccio questa cosa devo riavviare due volte. Quindi ti dico, è un'analisi empirica che ho fatto, ma tante volte modifichi un plist e la modifica diventa effettiva solo dopo. Comunque ti dico, è molto probabile che ci siano altri modi per modificare dei file e far aprire un URL. Sicuramente ci sono altri modi. Ho una domanda io. Vai. Tu fai aprire al browser una finestra con bash, eccetera, eccetera. Sì. Non puoi fare in modo che quella finestra sia nascosta? No.
No, perché viene fuori, cioè è Safari che lancia Terminal per aprire SSH. Magari con dei Java si può vedere di tirare sopra Safari, si può fare qualcosa, sì, magari nasconderla dietro, sì. Magari si può fare qualcosa, non ho ancora, non ci ho neanche ricercato, quindi forse sì, forse no. Probabilmente sì. L'utente si accorge di una finestra che gli si apre davanti, spero. Sì, però comunque se ce l'ha comunque dietro se ne accorge dopo. Sì. Cioè, il fatto di renderla completamente stealth penso non sia possibile, si può evitare che lo veda immediatamente, però anche se lo vede subito e clicca, io ho già eseguito il mio payload per cui la macchina è compromessa, per cui in realtà che se ne accorga prima o dopo alla fine cambia non tantissimo. Ok, grazie. Grazie. No, ancora domanda. Una curiosità, effettivamente sono tecniche abbastanza interessanti, curioso vedere come poi semplicemente sovrascrivendo dei file puoi arrivare a code execution, però volevo chiederti, considerando il fatto che in genere i Mac sono macchine client, ti è capitato, nel senso di riuscire ad utilizzare un sistema di questo genere? Per arrivare ad ottenere code execution in uno scenario reale, nel senso che mi viene difficile pensare ad un'applicazione, sì, per carità, magari c'hai il Super Zero Day appunto per Skype o qualcosa del genere, che ti faccia fare arbitrary file write proprio nella home di un utente. Nel senso, ti è Allora, capitato in uno scenario reale che puoi assolutamente sì. descrivere, oppure mi dici, sì, mi è capitato in uno scenario reale, non ti posso dire come. Allora, la risposta circa questa, allora diciamo che questa ricerca è nata perché avevo trovato uno zero day che mi permetteva di scrivere i file, perché ho detto facciamo questa analisi, da questa analisi sono venute fuori una serie di cose interessanti, chiaramente lo zero day è ancora in fase di patching, non posso dirvi che applicazione è, e per cui sì, la risposta è basata su un caso reale, anzi nasce per un'esigenza reale più che altro. Ah, perfetto, ha finito? Grazie. Se non sono domande, grazie. Grazie.